Ciao ragazzi, ma avete già cliccato in descrizione nel link dei social? No! E allora fallo subito! Oggi parliamo di un argomento che mi avete chiesto voi. È un argomento di cui sentiamo parlare spesso, ma che non viene mai spiegato. O almeno non tanto bene. Forse perché non è così semplice da spiegare. Ma siccome la mia missione è complicarmi la vita, ci proverò io. Quando parliamo di motori, sentiamo parlare di potenza. E più o meno tutti sanno di cosa si tratta. Ma sentiamo parlare anche di coppia. Tu sai cos'è la coppia? Se mi rispondi un ragazzo insieme a una ragazza, spengo tutto e me ne vado. Dai, ci provo a spiegarlo con parole semplici. E lo faccio dopo la sigla. Innanzitutto, prima di iniziare a parlare di questo argomento, devi sapere come è fatto un motore e come funziona. E se vuoi una rinfrescata, ti consiglio di guardare questo video. Tempo fa ne ho fatto uno in cui spiego come funziona il due tempi e il quattro tempi. Vecchiotto, e ora lo rifarei in modo totalmente diverso. Ma se ti va, dagli un'occhiata. Ora che le idee sono un tantino più chiare, possiamo parlare di coppia e di potenza. Cominciamo con la coppia. La definizione corretta sarebbe il momento meccanico del sistema di forze esercitate da un motore su una trasmissione. Ok, semplifichiamo. È la forza generata dallo scoppio e dall'espansione all'interno del motore, moltiplicata per il braccio di manovella. Perciò, per semplificare al massimo, si potrebbe dire che è la forza che viene data all'albero motore. Beh, dai, più o meno. Quindi, dopo l'aspirazione e la compressione, il carburante, che sia benzina o gasolio, scoppia e avviene l'espansione dei gas. Quello è il momento in cui viene generata energia, tanta da spingere il pistone e far ruotare l'albero motore. Ma il movimento verticale del pistone viene trasformato in rotatorio grazie alla biella collegata alla manovella che ruota attorno al perno di banco. Quindi questo è il braccio di manovella. Perciò la lunghezza del braccio influisce sulla coppia motrice esercitata sull'albero motore. E lo so, non è così semplice. Cercherò di essere ancora più chiaro. Prendiamo ad esempio la bici. La gamba, come il pistone, spinge in verticale, ma è grazie al pedale che il movimento diventa rotatorio. Questo, in bici, è il braccio di manovella. Puoi immaginare cosa significa pedalare con un braccio troppo corto. Ti ritrovi a fare pedalate velocissime! Forse andrebbe bene per le alte velocità, ma partire diventerebbe una fatica. Oppure, se il braccio fosse troppo lungo, faresti pedalate lunghissime. Riusciresti sicuramente ad applicare più forza, ma le gambe farebbero pochissimi giri. Quindi il braccio di manovella influisce sulla coppia. Un braccio più lungo aumenta la coppia, dà maggiore forza, ma si avrà un regime di rotazione massimo più basso. Lo stesso avviene con il braccio di manovella dell'albero motore, che viene progettato in base alla coppia che si vuole ottenere. Un motore con una buona coppia è quello che ha maggiore spinta in fase di accelerazione e di ripresa, che riesce a vincere meglio la resistenza del peso e degli attriti. Prendiamo ad esempio quei motori particolari, tipo quello dei trattori o dei mezzi pesanti, camion, autobus, che non devono raggiungere elevati regimi di rotazione. Insomma, non hanno bisogno di raggiungere alte velocità. Beh, tranne quelli da gara, ovviamente. Ma devono sviluppare molta coppia, devono avere molta spinta. Il loro albero motore, quindi, avrà il braccio di manovella più lungo di quello della tua auto.
Un'altra cosa che comprendiamo è che il valore della coppia varia con il variare dei regimi di rotazione, cioè aumenta con l'aumentare dei giri motore. Questo valore viene rappresentato su un grafico che ne disegna una curva in base al regime. Si misura in newton metro su un dato numero di giri, o in alcuni casi in chilogrammi metro. Ma la conversione non è difficile, un chilo sono quasi 10 newton. Ora, in questo grafico ci sono le curve di coppia e di potenza di un motore Ducati. La coppia è la linea rossa misurata in chilogrammi metro. Si nota come il valore della coppia aumenta gradualmente fino ad arrivare a quasi 14 kg metro, cioè quasi 140 Nm, dopo i 7000 giri, per poi tornare a scendere poco dopo. Ma come influisce il valore della coppia nella guida di tutti i giorni? Come abbiamo detto poco fa, un motore con maggiore coppia sarà quello con maggiore accelerazione e ripresa. Ecco perché nelle moto con minore frazionamento, cioè le monocilindriche e le bicilindriche, abbiamo maggiore spinta a regimi minori rispetto alle quattro cilindri. Perché un minore frazionamento significa avere cilindri e pistoni più grandi, quindi un braccio di manovella più lungo e quindi maggiore coppia motrice. Questo rende le monocilindriche ideali per l'off-road e le bicilindriche ottime sulle strade tortuose. Ma il valore della coppia serve anche a determinare la potenza del motore. Sappiamo tutti di che si tratta quando si parla di potenza, giusto? Si tratta di quanta energia riesce a trasferire il motore alla trasmissione e alla ruota. E come si misura? Semplice! Basta applicare una formula matematica. In pratica si moltiplica la coppia per la velocità angolare. Facile, no? Si ottiene un valore espresso in watt e quindi poi verrà convertito in cavalli. Ma riprendiamo il grafico di prima. La potenza è la linea nera. Anche in questo caso sale in modo graduale, ma il valore massimo è quasi sempre ad un regime di rotazione superiore a quello della coppia. Infatti nel grafico si vede che raggiunge 160 cavalli a quasi 9500 giri. La potenza ha stretta relazione con la velocità massima, perché maggiore potenza aiuta a vincere le resistenze dovute ad attriti, peso, aria, pendenze. Ah, ma tanto questo lo sapevi già, no? Ora c'è da dire che delle volte viene dichiarata la potenza all'albero, mentre altre la potenza alla ruota. Ma che significa? La potenza all'albero è la quantità di energia che l'albero motore trasmetterà alla trasmissione. Quindi la potenza immediata prodotta dallo scoppio all'interno dei cilindri. La potenza alla ruota invece è la quantità di energia che arriva alla ruota. E sarà sempre inferiore a causa degli attriti tra gli ingranaggi della trasmissione. Quindi quando si misura il motore al banco prova avremo la potenza all'albero, ma quando si misura con l'auto o la moto sui rulli avremo ovviamente la potenza alla ruota. Guarda, sono sicuro che conosci la potenza della tua auto o della tua moto, ma conosci anche il valore della coppia? Se lo sai, scrivilo nei commenti. Spero tanto che questo video sia stato chiaro. Non è semplice da spiegare, ma se hai dubbi o domande puoi scrivermi nei commenti, oppure puoi contattarmi attraverso Instagram o Telegram. Clicca sui link che trovi qua sotto e potrai anche partecipare all'Instagame. A proposito dell'Instagame, la domanda che vi ho fatto questa settimana era: quale nazione ha vinto il maggior numero di titoli mondiali grazie ai suoi piloti in ogni categoria del motomondiale? Tra le possibili scelte c'era la Germania, che ne ha totalizzati 40. La terza nazione con più titoli mondiali vinti è la Spagna, a quota 50. Il Regno Unito si trova al secondo posto con 53 titoli vinti. Mentre la nazione con il maggior numero di mondiali vinti è l'Italia, con ben 77. In molti avete risposto la Spagna, eppure c'è una differenza di ben 27 titoli mondiali vinti tra le due nazioni. Ora però vediamo se sei nell'elenco dei vincitori.
am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Come al solito, se sei in elenco, fammelo sapere, scrivimelo nei commenti. Beh, a questo punto vi saluto e ci vediamo su strada. So tell me what you want, tell me how